Buonasera a tutti, spero che si senta questo eccessivo vento. Come Fondazione Civiltà Bresciana, come presidente della Fondazione Civiltà Bresciana, che ho l'ospito di oggi ed è darvi il benvenuto e di ringraziarvi per aver deciso di dedicare una parte della vostra domenica elettorale a questo concerto che per noi è letteralmente una novità. Abbiamo la Fondazione Civiltà Bresciana in questi 35 anni di vita, anzi ormai 38 anni di vita, ha organizzato innumerevoli iniziative culturali di vario genere. Un concerto come quello di oggi probabilmente non l'abbiamo mai organizzato prima e quindi siamo particolarmente orgogliosi di averlo fatto e particolarmente fieri della risposta questa iniziativa. Detto, io mi limito a questo saluto, a questo benvenuto, perché devo ringraziare e rendere merito al Presidente del Comitato Scientifico Carla Boroni e a tutte le altre persone che sono impegnate nell'organizzazione di questo evento. Quindi lascio a lei sia la prosecuzione di questo saluto introduttivo, sia anche i ringraziamenti istituzionali che naturalmente sono dovuti in questo caso. Per cui grazie ancora e la parola al Presidente. Facciamo così, in realtà è un gioco di squadra questo e quindi io davvero la ringrazio a mia volta, però lo faccio col cuore, Mario Borgani, perché è molto attento e sensibile, insomma, legato alla fondazione in maniera non solo dal punto di vista insomma, tecnico, comunque amministrativo, comunque ma legato col cuore, quindi a tutto il CTA che è presente, è schierato, le batterie sono schierate e anche lì a volte mi sembra di sentire l'eco del nostro Don Antonio che ha cercato a uno a uno, ci ha cercati a uno a uno, devo dire, e quindi idealmente questo concerto è dedicato a lui. Tra l'altro tra il 26 novembre proprio oggi partiamo così, perché si apre il nostro anno sociale e quindi i miei ringraziamenti vanno anche al comitato scientifico che è talmente variegato, è talmente attento a tutte le novità, le esperienze, le storie, la storia bresciana, ma non soltanto, la storia bresciana che non è mai legata così alla peculiarità o comunque localistica, ma è una storia che ha veramente un passato straglorioso. E quindi, siccome si parte sempre dalla propria esperienza, così come si parte dalla propria famiglia per fare le cose, dalle proprie, io direi che noi ci stiamo sforzando in questo modo. Quindi Civiltà Bresciana, con il suo CDA, con il suo comitato scientifico, con la sua rivista. E poi qualche incontro fatto in università, quindi comincio a ringraziare Alicia Mani, collega, musicologa, storica della musica, e con lei così ci siamo trovati a chiacchierare un po', ma si potrebbe fare qualcosa attraverso i nostri musicisti bresciani, magari qualcosa di particolare sul Novecento bresciano appunto. E quindi anche a me era inizialmente questa idea del nostro Emanuele Severino, che come diceva lui, di Violetta, che ho conosciuto e a cui ho voluto anche tanto bene, diceva, ho fatto questa cosa, ma è stato un divertissement, in fondo, una piccola cosa. In realtà vedrete che non è proprio così. E poi questi nostri musicisti bresciani, sono due importanti musicisti, ma vi parlerà poi la collega. Allora, proprio 3 minuti ringraziamenti che sono questa orchestra di fiati, Brixie, Armonie e giovani bravissimi, virtuosissimi, e quindi grazie davvero a loro. Maurizio Felicina, che è stato anche lui incontrato nei corridoi dell'Università Cattolica, insomma, e poi ci sarebbero tutti gli altri, so che dimenticherò sicuramente qualcuno,
Naturalmente questo concetto lo dobbiamo anche alla, insomma, al gruppo Brescia Mobilità, che è il nostro sponsor, anche qui grazie all'ingegner Cerquaglia, metto questo ringraziamento perché lui è sempre molto attento. Quindi poi al Comune di Brescia, perché ci ha fatto delle forniture, e a Don Maurizio Finazzi, perché ci lascia appunto fruire di questa bellissima chiesa. Ancora ringraziamenti anche per l'assistenza alla banda di Nuvolera, alla banda civica di Dello, a Claudio Pancheri per l'associazione Sala Carina di Ronchena. Credo di avere tutti. E quindi adesso passerei, visto che in rappresentanza comune abbiamo la nostra Giovanna Foresti, lascerei due parole a lei e io vi ringrazio ancora davvero. Spero che questo anno inizi bene. Civiltà Bresciana è aperta, venite, perché abbiamo veramente un tesoro e questo tesoro deve essere fruito. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, grazie, e porto il saluto molto volentieri dell'amministrazione comunale. Mi fa piacere che questo concetto serva anche per ricordare Don Antonio Pappani, persona incognabile che ha reso grande la nostra città. Ci prepariamo all'anno della cultura Brescia Aperta 2023. Siamo davvero in pista per tante iniziative e sicuramente anche la musica fa parte di questa cultura grande di cui la città è detentrice. Grazie davvero per questa iniziativa e complimenti anche ai compositori, agli artisti che si esibiranno. Grazie davvero, mi porto volentieri i saluti del sindaco, della vice sindaco. Grazie. Grazie a tutti, non sono sola perché prima di tutto con me c'è il maestro Alessandro Bongorati, che poi vi parlerà brevemente, che ha curato la revisione appunto del brano di Emanuele Severino che potremo ascoltare tra poco. Spero di non deviarvi e soprattutto di non essere troppo lunga, perché io sì ho studi di musicologia, di storia della musica, di didattica e così via, però faccio anche musica, quindi per me quella è la più importante. Quindi le parole devono solo aiutare, se vogliamo introdurre, dare degli spunti, ma poi alla fine quello che è importante è la musica. Io, sentite dal mio accento, non sono bresciana, quindi è doppiamente un onore, ho amici qui anche da tanto tempo, qui insegno, e quindi è un grande onore poter entrare sicuramente in punta di piedi in questa città molto importante, molto ricca culturalmente, e io sono di Mantova, che ha avuto un rapporto comunque attraverso la musica e l'arte con Mantova, quindi il mio desiderio è di entrare in punta di piedi per creare rete, per comunque vedere se come la cultura bresciana sicuramente è uscita dalle mura della società, come si suol dire, insomma, quindi è aperta sicuramente al mondo, così posso favorire degli incontri, ecco, come in questo caso, che molto volentieri ho incontrato, anche parlandoci, compositori bresciani viventi, con cui dopo farò volentieri due parole, e questa esperienza del grande filosofo, vostro concittadino, Emanuele Severino. Ma quello che mi è piaciuto tornare a studiare, alcune cose le sapevo, alcune cose sono ritornata proprio, ci sono ritornata sopra, è proprio vedere questa città che dal punto di vista proprio musicale, fin dall'inizio del Novecento, partiamo da lì, perché ovviamente c'è tutta una grande tradizione, siamo vicini anche tramite l'Antegnati, io ho l'Antegnati, dico, oh vabbè, l'Antegnati di Santa Barbara Mantova, e poi c'è un fantastico Antegnati di San Giuseppe, quindi siamo, diciamo, amici fin dai tempi più remoti. E dicevo, questa città così ricca nella sua nella musica scritta ed eseguita, grazie anche a una fantastica tradizione proprio davvero dell'orchestra di fiati, che poi allora si chiamava
banda, d'accordo, anche oggi c'è l'idea della banda, ma questa idea che tramite questa musica anche che circolava in città e ovviamente in questa vasta provincia, ci fosse davvero una scuola che maturava. Infatti possiamo dire davvero che Emanuele Severino ha avuto subito la possibilità di frequentare un personaggio che sì, non ha avuto forse fuori da Brescia una grossa fama, ma che era di grande solidità, che era invece Manenti, che appunto, grazie anche al signor Capitano, c'è questa bellissima scuola che naturalmente guarda all'Italia, quindi a quella che era la musica di allora, Pietrini, Casella e così via, ma guarda naturalmente anche a Stravinsky, a Bartok, a tutto quello che era il mondo culturale europeo. E quindi noi potremo ascoltare adesso questa esperienza del giovane filosofo, perché comunque il suo grande apporto è stato ovviamente nella filosofia, che però aveva studi piuttosto solidi di musica e che molto giovane, perché ovviamente non aveva neanche 20 anni, si è cimentato con questa suite che poi negli anni, appunto quando questa suite è stata recuperata, ha voluto chiamare Circus Suite, proprio per richiamarsi, lo diceva lui, a qualcosa che non era particolarmente serio, quindi era comunque da prendere come con leggerezza e con quest'idea appunto circense che circola nelle varie parti. Però se, diciamo un pezzo appunto non serio, nel senso non serioso, non vuol dire sciocco, stupido, banale. Infatti si trattava comunque di qualcosa di un giovane allievo di composizione, ma che già aveva delle idee molto interessanti. Ed è in questo caso che proprio immediatamente vorrei che il maestro Alessandro Bocconati, che ne ha curato una televisione importante per poi il Conservatorio di Milano, che l'ha presentita, ne hanno poi parlato, cioè è uscita una pubblicazione, un CD e così via, ci dicesse appunto qualcosa su questa vicenda molto interessante, perché lui ha avuto la possibilità di discutere di questo pezzo con lo stesso Emanuele Severino, nonché di lavorare con i ragazzi del Conservatorio. Quindi tra l'altro è una cosa bellissima, perché è davvero una tradizione, non avere una tradizione e far lavorare i giovani esattamente come i giovani dell'orchestra, quindi qualcosa che guarda sempre al futuro. Quindi lo inviterei, ringraziandolo molto della sua presenza, è stata una novità degli ultimi giorni, ma veramente molto felice. Certo, Roberto, è stata la benissima. Grazie Alicia, sono molto emozionato a parlare di questo brano, perché mi ha dato la possibilità di conoscere il professor Severino nella fase finale della sua vita, ma comunque una fase molto attiva e molto, molto presente. Il brano era Un peccato di gioventù, e lui stesso in altri conti lo amava definirlo così, proprio perché nasce nel momento in cui lui era d'obbligo, se seguire la filosofia, la sua vocazione principale, o se seguire la musica, che era altrettanto improntato. E quindi era in un momento di grave crisi esistenziale, poi ha scelto la strada della filosofia. E questa è tutta la composizione di questi anni che vanno dai suoi 16 ai 20 anni, è stata accantonata. Rimane come pezzo più importante questa suite, inizialmente si chiamava suite, ma poi è chiamata in fase finale di revisione critica Circus Suite, perché per lui era un peccato di gioventù, ma anche un esercizio di stile. In questa suite ci sono echi del Novecento storico, prima tra tutti Stravinsky, Bartok e sentirete anche Berg, per cui si sente che nella composizione di questo brano il professore ha messo dentro tutto ciò che conosceva, conosceva anche, vedrete, la stranezza della formazione, sono due facoltà. Per cui anche la strumentazione era mediata da un
conoscenza diretta di un suo stretto parente che suona per fagotto. E quindi ecco perché questa strumentazione così non canonica. In fase di revisione critica abbiamo anche modificato alcune parti, lui stesso diceva che il progetto era troppo lungo, troppo ridondante, e quindi abbiamo operato dei tagli, abbiamo rivisto ridistribuito alcune parti nella parte grave, abbiamo sostituito il pianoforte, che era lui sul pianoforte, e quindi lui a quell'età ha scritto per pianoforte e gli strumenti che conosceva e che più aveva affini, ma erano effettivamente una parte di marimba e di percussione, e quindi l'abbiamo trasformata. E anche un'altra curiosità: cornetta, inizialmente era per tromba, poi la cornetta è stato un suggerimento accolto anche con interesse, proprio perché la tradizione novecentesca a cui questo pezzo si ispira, sounding novecentesco a cui questo pezzo si ispira, chiama la cornetta come elemento di collegamento con quel periodo dove mi viene in mente il concerto del pianoforte fiato, tutto il repertorio stravinschiano dove la cornetta è preponderante, e anche perché ha un suono più dolce, essendo troppo conica invece che cilindrica come la trova più squillante. Quindi diciamo che abbiamo dato un corpo in questo lavoro, in questi 5 incontri che abbiamo avuto, abbiamo dato corpo alla struttura finale del brano. Quello che posso dire è che per me è stata un'esperienza travolgente, perché confrontarmi con una personalità come quella del professor Severino, bisogna stare attenti alle parole che usa e a capirne il significato profondo, perché ogni parola che diceva non era detta per così. Proprio 2 minuti per concludere questa breve presentazione, poi appunto è stata concertata e si è lavorato con i ragazzi, con i giovani, che hanno potuto così vedere come si lavorava su questo pezzo, anche corposo, perché sono 7 movimenti, cioè non è un pezzo breve e una piccola cosa. Ecco, 2 parole su questa esperienza. Sì, in realtà è stato molto progresso, nel senso che le parti che io avevo, che erano degli abbozzi nella fase finale, quindi il 95% diciamo del costruito, poi dopo in fase di montaggio ci si è reso conto che certe cose funzionavano di più che altre, e quindi assieme all'editore, che nel frattempo lo stava stampando, arrivavano parti editate che dovevano essere generali, definitive, che invece in realtà venivano prova dopo prova, venivano modificate e cesellate in modo da arrivare al risultato finale. Lavorare con i ragazzi, insegno in questa scuola di Milano, per me è una cosa naturale, per cui mi è sembrato naturale proporre questo progetto che viene, non bisogna dimenticare che questo progetto nasce dall'idea di Massimo Donà e Primo Dugno, che sono i suoi 2 libri filosofici, per fare un regalo di compleanno. Forse questa è una cosa interessante da raccontare. Fare il regalo di compleanno, volevo tenere nascosta la cosa, quindi mi hanno coinvolto e sapevano che c'era questo manoscritto, ma a un certo punto poi è stato necessario, per forza di cose, telefonare, sentirmi, confrontarmi con lui per fare, perché c'erano delle modifiche da fare, e lui è caduto, cioè non sapevo di questa cosa, ed è rimasto molto sorpreso e anche un po' imbarazzato, perché non sapevo bene come prendere la cosa. Però abbiamo deciso di convogliare questo progetto al Conservatorio di Milano, per coinvolgere i ragazzi, proprio per creare insomma, ecco, dare un circolo virtuoso alla cosa, e poi è venuta fuori una pubblicazione, un disco con le fotografie dei ragazzi che hanno partecipato, diciamo, al 100% proprio alla realizzazione, non solo esibendo ma anche proponendo cose che poi sono state accolte e accettate. Grazie, allora direi che davvero potete cogliere il lavoro dentro un pezzo di musica e anche un pezzo della storia della città molto interessante. E io credo che anche questa ricostruzione sia stata appunto rivissuta anche da questi giovani musicisti, che quindi nel ringraziare Massimo Bonatti accogliamo per l'esecuzione del circo.
due parole per i pezzi successivi. Grazie ancora molto e buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ecco, dunque avete sentito questo pezzo molto denso, molto ricco, di, si vedeva proprio già in ogni caso, poi scelse di fare il filosofo, ma si può ovviamente cogliere quanta intensità e quanta cultura, quanto desiderio e passione c'è questo dentro in questo pezzo giovanile. Quindi sicuramente, almeno questo mio parere, anche in quest'ambito che il professore non curò, però si leggono già appunto dei chiari segni della sua grandezza, insomma, poi che ha applicato nella filosofia, però secondo me è un pezzo, insomma, che per un ventenne, in quell'epoca così, insomma, ci dice molto, sia della persona che dell'ambito culturale, però di questo lo ribadisco, dell'ambito culturale in cui si viveva in questa città, che naturalmente poi col passare del tempo nel Novecento ha conosciuto attraverso i suoi musicisti, i suoi compositori, i linguaggi che sono stati del Novecento, la tonalità, la dolicafonia, il recupero di dissertazioni di altri linguaggi, la contaminazione con i linguaggi del mondo, diciamo, con il suono che comunque è diventato patrimonio di tutti, no? E quindi è chiaro che accanto appunto della generazione dei primi del Novecento se ne possono ricordare tanti, sicuramente dimentico qualcuno, però è chiaro che personaggi come Margola, personaggi come Camillo Togni, musicisti appunto di grande caratura, come voi, un altro sicuramente maestro di riferimento, che quello sì ho avuto la fortuna di conoscere, il maestro Giancarlo Facchinetti, testimoniano anche questi appunto la ricchezza di una scuola che comunque qui è sempre stata ampiamente coltivata. Nel secondo pezzo, oltre a ricordare naturalmente quale allievo del maestro Facchinetti, è doveroso, visto che stiamo parlando appunto, il concerto si chiama Brescia Contemporanea e quindi proprio la città e la sua cultura musicale in questi 900 inizio 2000, è doveroso da parte mia ricordare una grande figura, un grande maestro che era Giovanni Rita Sacchi, perché non solo la qualità musicale ma anche la qualità umana, formativa della sua scuola, per cui sicuramente ciò che ha lasciato non è appunto solamente tecnica ma è davvero arte, vita, musica, crescita. E il maestro Mandonico è stato alla sua scuola e quindi penso che sia importante ricordarlo, se lui poi vorrà dirci qualcosa, se no saremo molto contenti. Il suo brano, ecco, come magari chiederò se poi dirà anche lui due parole proprio che siano un po' mirate rispetto a ciò che lui sente di più importante da comunicare. Il suo brano nasce, questo sì lo dico io brevemente, nasce nei 50 anni della liberazione, come commissione che ha ricevuto, e nasce con una richiesta ben precisa che voi riconoscerete subito, non ve lo dico neanche, la melodia che inizia il brano che subito sentirete le prime note con questo slancio del cosiddetto intervallo di quota, che poi non vado avanti, che permane come slancio secondo me per tutto il brano, ha generato appunto questo pezzo che poi è stato rivisto alla fine 98-99, fine del secolo, è intitolato anche Il ricordo di Piazza Loggia, quindi un pezzo che comunque appartiene molto a questa città, un grande organico, come potrete vedere, e una struttura molto, molto ben definita, perché un allegro adagio con in mezzo una parte centrale moderata e poi di nuovo una sorta di simmetria, dove gli elementi però sono giocati in modo diverso, passati a strumenti diversi, quindi anche nella ricomposizione acquistano colori diversi naturalmente. E dunque ecco, al maestro Mandonico che ringrazio della sua presenza, chiederei proprio se desidera ricordare il maestro Rita Sacchi e se desidera appunto completare questi riferimenti al brano che verrà poi proposto. Ricordare il maestro Rita Sacchi è un po' parlare, non sapere se significa
loro si conoscevano molto bene e molte delle intenzioni musicali erano dello stesso tipo. Il maestro di Nagasaki è stato un precursore quando nel mondo della musica non esisteva quasi niente dal punto di vista didattico, e mi riferisco alla didattica per la popolazione, per insegnare ai bambini, per dare la possibilità a tutti di avere uno strumento. Adesso le cose sono cambiate fortunatamente e si spera miglioreranno sempre con il tempo. Comunque è una figura fondamentale, una figura a livello mondiale dal punto di vista dello studio della didattica, che ancora adesso viene rivalutata, soprattutto in America, attraverso il circuito delle banche universitarie. E per parlare del mio brano, c'è poco da dire perché è più vale tutto. Non posso citare il tema dal mondo. È stato preso perché è una sorpresa, lo capirete subito. È una ricerca, è quasi una ricerca su questo tema, cercando di carpire tutta la sfumatura attraverso il testo per dare sia la rabbiatura, sia la pace, sia la speranza, e per un mondo sempre più in pace e tranquillo con tutto il nostro.
Thank you.
Complimentissimi al maestro e grazie a tutti voi.